Di sabato 28 marzo, che ci ha visto essere tanti in piazza Garibaldi, è passato un mese da quella manifestazione. Ma come descrivere il perimetro di un modello Parma è un tema che è ancora tutto aperto in questa città. Intanto, però, direi di cominciare con una nota lieta, nel senso che dobbiamo in qualche modo festeggiare la vittoria sull'integrazione scolastica ai disabili. Ricordo con piacere, pur in una giornata luttuosa, eravamo davanti al municipio per un presidio in ricordo delle centinaia di vittime del Mediterraneo, però non abbiamo potuto fare a meno di festeggiare insieme ai genitori dei disabili che uscivano dal municipio quella vittoria. Una questione, quella dell'integrazione scolastica, che ponevamo come una questione di civiltà. Adesso c'è l'impegno formalizzato in Consiglio Comunale di emettere il bando per un anno più un altro. Vigileremo insieme ai comitati dei genitori perché questo, e insieme a chi lavora dentro quelle strutture, perché questo impegno, quest'ordine del giorno votato congiuntamente sia rispettato punto per punto. Ma la discussione che si è aperta in questa città sui temi del welfare, di come teniamo lo stato sociale, non è per niente conclusa. Intanto è ancora tutta aperta la partita dei servizi educativi, tra chiusure annunciate, riduzioni dell'offerta, possibili riduzioni dell'occupazione. E per favore, lo dico in premessa, io mi auguravo che ci fosse anche qualcuno dei 5 Stelle tra gli invitati, però insomma, nessuno ci venga a vendere il passaggio dal 49 al 51% delle quote di Parma Infanzia come una grande operazione di ripubblicizzazione. Intanto perché lì decide chi conta nei patti parasociali, e lo sanno anche i bambini piccoli. E poi non è quello il tema è quello della tenuta complessiva dei servizi educativi. Su questo, dico anche questo in premessa, bisogna che sgomberiamo il campo da facili equivoci. C'è un calo della domanda, è un fenomeno che si riscontra non solo a Parma, ma a livello regionale, ed è un dato oggettivo. Ma detto questo, non possiamo limitarci a dire cala la domanda, si riducono le liste d'attesa, restringiamo i servizi. Intanto perché una volta che li hai ristretti quei servizi lì, poi non li riallarghi più, anche se la domanda torna a crescere. Hai ristretto un perimetro che non riallarghi più. E intanto hai lasciato sulla strada, o rischiato di lasciare sulla strada, lavoratrici e lavoratori con un grande bagaglio di professionalità. Ma c'è di più però. Chiediti perché cala la domanda. Fatti un interrogativo. Non è che forse questa città, come il resto del paese, ha attraversato una crisi senza precedenti, con un impoverimento del tessuto produttivo e quindi del reddito di migliaia di famiglie? E allora non è forse che i bambini non si mandano all'asilo o si ritirano dagli asili perché ci sono problemi economici in questa città? Se è così, e io credo che sia così, non si può tirare un respiro di sollievo e dire noi dobbiamo tagliare, meno male che ci sono meno domande, così abbiamo già risolto il problema. No, perché in questo modo rischiamo di costruire una società in cui le disuguaglianze cominciano fin dalla prima infanzia, perché si crea un differenziale educativo fra chi può e chi non può mandare i bambini all'asilo. E si crea un deficit di integrazione culturale, che oggi è uno dei compiti strategici della funzione educativa pubblica, in una società che piaccia o non piaccia, a me piace, ma ripeto, piaccia o non piaccia, sarà sempre di più una società multiculturale. E la riprova di quello che ho detto è che cala la domanda sui servizi educativi del perimetro pubblico, ma crescono come funghi in questa città le realtà di baby parking. Ovviamente senza progetto educativo e ovviamente a basso costo. Allora, cari amministratori, non ci siete, ma ve lo mando a dire lo stesso. Proviamo insieme a costruire un percorso di questo tipo. Facciamo un monitoraggio di quante famiglie non mandano i figli all'asilo perché non possono sostenere i costi. Offriamo loro forme chiare e trasparenti di agevolazione. Magari in questo modo riusciamo a tenere aperte le strutture.
a salvare l'occupazione e le professionalità, a salvare la qualità del servizio, e chi più delle educatrici e degli educatori che sono qui presenti sa cosa vuol dire fare qualità in questi servizi. E magari salviamo anche un po' di equità e di coesione sociale. Nel volantino dell'iniziativa di oggi abbiamo inserito tante parole chiave. All'ultimo posto abbiamo inserito la parola lavoro. Non perché la riteniamo ultima per importanza, sgomberiamo il campo da equivoci. Questa è la nostra mission di CGIL CISL UIL. E il luogo che a nome di tutte e tre ci ospita oggi si chiama Camera del Lavoro. Quindi il lavoro è all'ultimo posto, non perché ci riconnettiamo meno importanza, ma perché è la chiusura del cerchio. Quando si parla di stato sociale c'è una questione che tiene insieme le due fasi estreme della vita, l'infanzia e la vecchiaia. La cura dell'infanzia è la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, soprattutto per le donne, e la cura degli anziani è tutta la partita della non autosufficienza. E la questione è che i carichi familiari indotti dalla cura dei bambini o dalla presenza in famiglia di soggetti non autosufficienti o dalla presenza in famiglia di ragazzi disabili, se non sorretti da percorsi che lo Stato sociale deve tenere aperti, incidono pesantemente sulla situazione lavorativa e sullo scivolamento delle famiglie in condizioni di povertà. Qui ci sono persone che hanno vissuto e stanno vivendo sulla loro pelle questa esperienza. Correggetemi se sbaglio, ma se queste situazioni e queste necessità di cura non sono sorretti da un perimetro pubblico adeguato, lo schema è questo: rinuncia al lavoro di almeno un componente della famiglia, abbassamento del reddito ovviamente, e se la famiglia è numerosa scivolamento in povertà. Il percorso è questo. E attenzione, perché c'è uno schema nell'aria per cui la componente pubblica e integrata del welfare, quella che noi conosciamo, sembra inevitabilmente essere destinata al rimpiazzo da parte di uno strano ibrido, un mix fra un mercato puro, senza regole, senza diritti per chi ci lavora e senza garanzie di qualità, e responsabilità e compiti delle famiglie e di un malinteso senso di comunità. Anche l'amministrazione di Parma, per molti versi, è attratta da queste sirene, se è vero come è vero che ci sta improntando un pezzo di riforma dello Stato sociale. Noi dobbiamo essere capaci di invertire l'ordine dei fattori. Faccio l'esempio dei servizi all'infanzia, ma vale un po' per tutti. Secondo l'Istat, in Italia ci sono 240.000 donne lavoratrici che scelgono il part-time perché non possono fruire di adeguati servizi all'infanzia. E per lo stesso motivo 490.000 donne non entrano nel mondo del lavoro. Se anziché erodere il perimetro del welfare integrato, noi lo teniamo intero e proviamo anche a immaginare come può essere il suo sviluppo, teniamo l'occupazione che c'è, diamo a molte donne l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro, questi ingressi accrescono il valore aggiunto di un territorio perché creano ricchezza, e per l'effetto moltiplicatore dell'occupazione femminile si crea anche altra nuova occupazione. Questo non è un discorso astruso, è scientificamente, come dire, gli economisti l'hanno studiato. Ogni 100 donne che entrano nel mercato del lavoro perché possono fruire di adeguati servizi all'infanzia e alla famiglia creano 10 ulteriori posti di lavoro nel campo dei servizi alla persona. Discorsi in tutto e per tutto analoghi valgono per la partita degli anziani e della non autosufficienza. Anche qui stiamo assistendo a Parma a una continua erosione dei minutaggi di assistenza, a un conseguente impoverimento non solo quantitativo ma anche qualitativo dei servizi, manca un vero disegno di integrazione fra residenzialità e domiciliarità, cioè nella rete fra case protette, centri diurni e assistenza domiciliare. C'è tutta la zona grigia del bisogno di assistenza familiare che è in evaso, soprattutto l'aiuto alle persone che sono parzialmente non autosufficienti, cioè non tanto da essere strutturalizzate, non così poco da essere autosufficienti, che rimangono tutte a carico delle famiglie. Sta proliferando un mercato delle badanti non governato da nessuno, fatto di scarsa o assente qualificazione professionale, che ovviamente fa il paio col rovescio della medaglia, cioè situazioni di sfruttamento, di lavoro nero o di lavoro grigio.
Anche qui dobbiamo rilanciare, perché a Parma proprio qui si annidano i rischi maggiori di un malinteso welfare di comunità, dove si chiede al volontariato e agli uomini e alle donne di buona volontà di sostituire i pezzi di Stato sociale pubblico integrato che vengono smantellati. E allora all'amministrazione chiediamo la tenuta del perimetro dei posti nelle case protette, insieme a un programma efficace non di diminuzione ma di sviluppo dei servizi domiciliari, che devono essere la prima scelta di cura per l'anziano. Chiediamo di condividere un nuovo regolamento sulle case famiglia che stanno proliferando secondo le formule più astruse. Chiediamo di mettere mano a una disciplina del fenomeno delle badanti secondo alcune linee guida abbastanza chiare e trasparenti. Monitorare la consistenza del fenomeno lavorando a un elenco delle badanti attive sul territorio, favorire la loro aggregazione in forma associativa o cooperativa, mettere in campo percorsi di formazione per il ruolo di badante e l'assistenza familiare e per questa via favorire l'emersione delle enormi fasce di lavoro nero che ci sono in questo campo. E diciamo un'eresia se diciamo che forme di agevolazione sugli assegni di cura potrebbero legarsi in qualche modo in via prioritaria alle famiglie che mettono in trasparenza il loro rapporto con chi assiste il proprio familiare non autosufficiente. No, secondo me non la diciamo un'eresia. Bene, siccome siamo costantemente accusati dal sindaco di protestare anche pubblicamente, anche con lettere pubbliche, di protestare e lamentarci senza avere mai proposto nulla, mi preme di comunicare a questa assemblea che tutto quello che ho detto finora, arricchito da un po' di considerazioni mie, ma l'ossatura di tutto quello che è stato detto finora, che vi ho detto finora, è contenuta da mesi nella piattaforma sul bilancio e sul sociale che abbiamo consegnato all'amministrazione lo scorso mese di novembre, cioè 6 mesi fa. Su tutti questi temi il sindaco non ci ha mai chiamati, ma fin da subito ha messo davanti all'opinione pubblica un'obiezione: non abbiamo più i soldi, la legge di stabilità ci taglia 20 milioni, che poi una volta sono 20, una volta sono 23, una volta sono 15. Semplicemente non lo sanno perché non è ancora stato fatto, è stata fatta adesso la ripartizione dei tagli sul fondo di solidarietà tra comuni che costerà al comune di Parma circa 5 miliardi e 200 milioni di euro, ma il resto dei conti non è ancora stato fatto con precisione. E quindi dicono dobbiamo andare accanto ai servizi perché non riusciamo più a reggere. Beh, intanto io vorrei dire a Pizzarotti che su questi tagli qua, tagli ci sono indiscutibili, ma noi abbiamo protestato molto più di lui. Siamo andati a Bologna, siamo andati a Roma, eravamo a Parma il 12 dicembre. Io i sindaci protestare su questi tagli, anche da parte di chi ricopre cariche di vertice nell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, non ho mica sentito. Ma poi, una volta che hai fatto bene i conti, cari amministratori, non basta fare i ragionieri, non basta fare gli amministratori di condominio, il bilancio deve avere anche un'anima, un indirizzo politico e comporta la responsabilità di fare delle scelte politiche. Si deve decidere cosa fare qui e ora, non lamentarsi semplicemente dei tagli che ti vengono imposti. Anzi, proprio perché ci sono i tagli, deve aumentare il tuo senso di responsabilità politica in termini di entrata e in termini di spesa. Mettiamo in fila alcune cose. In termini di entrate, Parma è penultima nella nostra regione per lotta e recupero all'evasione fiscale. Vogliamo darci una mossa? A Parma risultano non riscossi centinaia di migliaia di euro di COSAP e ICI sui terreni edificabili. Vogliamo darci una mossa? A quanto ammontano gli interessi sul debito che il Comune paga alle banche? Siccome le banche sono le uniche imprese che nella crisi hanno fatto dei profitti, a differenza di tutti quanti noi, vogliamo provare a ricontrattare gli interessi? I 4 milioni incassati di dividendi IRE, come sono stati utilizzati? Qualcuno ci risponde? E in termini di spesa, siamo sicuri che le spese in consulenze, in incarichi dirigenziali e altre spese assolutamente comprimibili siano ridotte al minimo necessario? Tutte queste domande, guardate, portano con sé un'altra questione centrale in questa città, che è la questione della democrazia. Il sottotitolo che abbiamo voluto dare all'iniziativa di questa sera è Prove tecniche di democrazia.
perché proponiamo un modello diverso. Democrazia non è l'assemblea dei 500 che poi diventa l'assemblea dei 200 perché gli altri si sono scordati a casa. Democrazia non è un click sul web. Mia zia che ha 80 anni non sa neanche cos'è il web, e se gli dico la rete pensa che sia quella che si mette nei capelli prima di andare a letto. Allora non c'è nessun web che può sostituire l'incontro faccia a faccia e il dialogo fra le persone. Democrazia non sono consigli di quartiere eletti da meno del 2% dei cittadini di Parma, su cui si sono buttati al vento 60.000 euro, senza strumenti di conoscenza e di informazione che sono il presupposto di ogni democrazia. Democrazia invece è confrontarsi con le organizzazioni di rappresentanza che organizzano decine di migliaia di parmigiani e con le associazioni che da sempre fanno un patrimonio di ricchezza civile e morale di questa città. Democrazia è il legame che si è creato in questi mesi, in queste settimane, fra noi, sindacati, comitati dei genitori, associazioni dei disabili, assemblea permanente degli educatori. Un legame che ci porterà a sfilare insieme il 1° maggio, che a Parma sarà la festa del lavoro e la festa dei diritti. E la democrazia non è un tema banale, perché porta con sé anche la discussione sul modello di sviluppo che vogliamo per Parma. Qui poche parole perché ci sarebbe bisogno di un'altra assemblea, ma questa città ha bisogno di un nuovo modello di sviluppo che tenga insieme lavoro, diritti, coesione sociale, che faccia fronte alle nuove povertà e alle tante situazioni di crisi che sono ancora aperte, e ha bisogno di un'amministrazione all'altezza di queste sfide. Ha bisogno di un progetto e di una strategia sulle società partecipate discusso con i portatori di interesse. Ha bisogno di conoscere le sorti del trasporto pubblico locale. Ha bisogno di sapere quale strategia si mette in campo per il Teatro Regio, che è patrimonio di formazione e di crescita culturale e sociale per l'intera città. Da 2 anni, come organizzazioni sindacali, chiediamo la costituzione di un comitato territoriale per il lavoro costituito da istituzioni locali, università, sindacati, associazioni di rappresentanza datoriale e aperto al contributo dell'associazionismo, in grado di raccogliere idee e progetti e di mettere su un percorso di costruzione dal basso di una nuova identità economica del territorio, ripartendo dalle nostre eccellenze, eccellenze manifatturiere, gastronomiche, culturali, ambientali. Da 2 anni non abbiamo ricevuto risposte. Ora, siccome questa assemblea non è e non deve essere lo sfogatoio di rabbie e delusioni, ma vuole essere un momento di confronto, di proposte di elaborazione tra forze sociali, società civile organizzata e mondo delle istituzioni e della politica, concretamente noi proponiamo di far partire da oggi un percorso e proponiamo ai consiglieri comunali qui presenti, piuttosto purtroppo pochi, ma li ringraziamo, di arrivare a una dichiarazione di intenti per un modello Parma fondato sulla coesione sociale, che si articola in 6 o 7 punti. Il primo: intensificazione della lotta all'evasione fiscale e destinazione prioritaria delle somme recuperate ai servizi sociali, educativi e assistenziali. Il secondo: riscossione delle imposte locali già accertate come evase e destinazione prioritaria delle somme ai servizi sociali, educativi e assistenziali. Terzo: ricontrattazione degli interessi corrisposti alle banche sul debito del comune e destinazione prioritaria del risparmio ai servizi sociali, educativi e assistenziali. Quarto: monitoraggio del servizio di integrazione scolastica ai disabili a partire dall'attuazione del bando e dall'attivazione del bando. Quinto: mappatura dei reali fabbisogni dei servizi all'infanzia della città e difesa di un modello educativo fondato su qualità del servizio, professionalità degli operatori, equità di accesso e integrazione fra culture. Il sesto: definizione di un percorso di confronto sulle politiche per gli anziani a partire dalla domiciliarità, dalla regolamentazione delle case famiglia e dalla definizione di regole certe sull'assistenza familiare. Il settimo e ultimo: istituzione di un comitato territoriale per il lavoro che abbia come obiettivo quello di salvaguardare i livelli occupazionali e insieme immaginare un modello di sviluppo con le caratteristiche che dicevamo prima. Se c'è interesse,
Prendete questi come titoli, specifichiamo meglio i concetti e in un rapporto di reciproca autonomia e di trasparenza fra organizzazioni di rappresentanza, società civile e sfera della politica ci ritroviamo in tempi stretti per una condivisione che ci impegna tutti a sostenere questo modello con azioni positive. A noi interessano i contenuti e i fatti, meno le parole al vento, perché abbiamo la convinzione che noi, tutti noi che siamo in questa sala e quello che rappresentiamo, meritiamo di meglio. Grazie.